Pronto per l'inizio di questo match. Borriello, grande responsabilità per lui, un grande in bocca al lupo al tecnico di Mantova, proprio perché vogliamo un finale di campionato non avvelenato ma sereno, che ci permetta di accettare il verdetto del campo. Si parte, un lungo lancio a cercare Cozza, interrompe la Lazio, Simeone, giocatore preziosissimo in questo finale di stagione. Pancaro, Callon, avanza Callon, prova il destro centrale parato da Ballotta. Vedi come questa squadra non sia... Davanti a lui Giacchetta, Veron di prima, in mezzo Nedved, Simeone, alto, era ancora lui pronto a calciare al centro dell'area. Precedenti, ci sono state 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, 40 punti per la Regina totalizzati sino ad ora, decima in campionato. Inquadrato Franco Colomba, Luca Speciale, sono passati 8 minuti, qual è l'andamento lì dalle panchine? Di assoluta tranquillità, si respira un'aria di attesa, diciamo così, perché ci vorrebbe veramente poca fantasia a interpretare quello che passa nella testa di Eriksson e Spinosi a sedere per adesso. Calcio di punizione per la Lazio al decimo del primo tempo. Netto l'intervento, mentre c'è Veron che mette al centro un pallone insidiosissimo, poi Couto reclama un calcio d'angolo che non viene assegnato, rimessa dal fondo, pericolosissimo il cross di Veron. Sì, qui ha dormito un po' la Regina in questa situazione. Il cross immediato di Veron era molto buono, brava la difesa. C'è l'1-1 tra Verona e Roma, il pareggio di Cammarata. Favalli, cross a centro, pericoloso, Nedved non ce la fa a trovare la porta. Si è entrato benissimo, gli aveva creato la Regina, inquadrato Roberto Baronio, 23 anni, titolare dell'Under 21, il giocatore, come vi dicevo, di proprietà per me. Non c'è nessuno spareggio, Parma in Champions League, Fiorentina in Coppa UEFA e campionato la Juventus. Callon, Cozza, posizione giudicata regolare, Cozza mette al centro, Callon, è ottimo l'intervento di Neco, il guardialine non ha giudicato attivo la posizione di Cirillo. Attenzione, Inzaghi cerca in qualche maniera, viene chiuso da Giacchetta e Stovini. Ancora la Lazio in avanti, Salas, lo rincorre Morabito, il cileno per Nedved, buona l'incursione, Nedved mette al centro, Taibile spinge, bella azione, molto bella, scatta Inzaghi, Mancini, buono l'arresto, arriva Favalli, Mancini bravo nel dribbling, nel cross morbido, Inzaghi al centro, e c'è calcio di rigore per la Lazio, fallo di mano, ha preso con il braccio Brevi, calcio di rigore. Sì, a me sembrava, anche a me, che avesse preso la palla col braccio, e adesso vedremo un po' come... Rivediamo. Sì, braccio molto largo, si possono dare questi rigori. D'altra parte è anche difficile per un difensore saltare tenendo le braccia basse. Bravo Mancini in questo dribbling sulla fascia sinistra. Però la mano al braccio l'aveva proprio spostato, sì. Però in avanti, anche vicino anche alla testa di Inzaghi. E allora è proprio Inzaghi dal dischetto, attenzione, Simone Inzaghi, il tiro, la rete! Tirato veramente bene, molto tranquillo, aspettato che si muovesse Taibi per poi superarlo con grande freddezza. Non era il tiro molto angolato, però quando uno è tranquillo e sicuro il rigore li batte così, aspetta che si muova prima il portiere e non è facile cogliere l'attimo giusto. Rivediamo il gol di Simone Inzaghi, un gol importantissimo in questo momento. Lazio passa in vantaggio e in questo momento raggiunge la Juventus a quota 72. Bandiere biancocelesti. Nedved, pallone per Salas, posizione regolare, 3 contro 3. Salas al centro, c'è Mancini, c'è Inzaghi, Mancini ancora, prova il tiro. Deviazione di Taibi, il calcio d'angolo.
è stata una grande azione. Azione di ritorno, Pancaro, stanno giocando bene sulla destra. Triangolo, Pancaro ancora, bella la percussione, la finta, cade in area, rigore. Protestano i giocatori della Regina, ma c'è per Borriello il secondo calcio di rigore. A me questo sembrava, francamente, anche questo, perché lui è rientrato, se il fallo c'è... Vediamo. È stato molto bravo Pancaro qui, eh. Si sta giocando un'ottima gara, Pippo, ecco, Pancaro. Adesso vediamo, qui rientra. Eh beh, per me non c'era. No, rivedendo... Sembrava che ci fosse. No. No, per me no. No, probabilmente... Pancaro qui accentuato, vedete, non, sì, non c'è, sì, niente. Sembrava ci fosse questo calcio di rigore, invece. Veron comunque, 37esimo. Veron per il 2-0 della Lazio. Momento importante questo. Parte Veron. Il tiro e la rete. 2-0. 2-0, secondo calcio di rigore. Veron. Tirato anche questo con grande freddezza, molto angolato, e ci voleva, perché sennò Veron avrebbe avuto delle difficoltà. Taibbi aveva indovinato l'angolo giusto, è un portiere anche molto lungo, molto alto, e quindi era forte e angolato, e Taibbi non è riuscito a arrivarci. Lazio 2, Regina 0 al 38esimo, due calci di rigore in 3 minuti, il primo netto, fallo di mano di Brevi. Il secondo invece frammentari, anche molto confuse, spogliatoie allagate addirittura a Perugia. Ma infatti guarda, io non volevo contraddirti, perché... No, ma io riferisco quello che dice telefonicamente l'ispettore di Lega, le notizie che lui riceve. Ancora non è ripresa, comunque la Lazio sta a quello, l'indecisione. Arriva subito Simone Inzaghi, palla per Salas, abbozza l'uscita da Ibi, Salas, palla di ritorno, Inzaghi, Inzaghi, il tiro alto sul fondo, bellissimo questo contropiede. Salas è stato molto altruista in questa occasione. Scusate, la palla veramente ottima, e poi ha calciato male, si è coordinato male. Strano, perché lui da quella posizione è difficile che perlomeno Salas, Nedved, Inzaghi, bella la combinazione, Salas, ancora il cileno, poi chiuso. Gran parata di Taibbi, ma bella azione della Lazio. Questa vera... Punizione per la Lazio, la sta per battere Veron. Ecco che parte di testa, rete! Simeone! Simeone per il 3-0. È stato un gran gol ancora. Sono le sue palle queste qui, quando arriva il cross tagliato è sempre il primo a andare dove va la palla. Gran il diretto di testa in modo perfetto, veramente straordinario questo giocatore. Grande scelta di tempo. Sì. Rivediamo. Tagliato in modo perfetto, guarda, anticipa e mette proprio nell'angolino opposto. È anche un gran gol, spettacolare. Lazio 3, Regina 0. Ripudio dei tifosi biancocelesti, è uno sventolio di bandiere, di grande emozione. La Lazio sta legittimando una grandissima stagione e ora attende notizie da Perugia. La partita qui è finita. Lo scatto intanto di Cirillo, prova il cross, guadagna il calcio d'angolo. Nedved, Veron, tocco morbido, Nedved mette al centro, Mancini, e all'ultimo gli viene soffiato il pallone da Vargas, poteva essere. Ora anche Mancini è fuori gioco, sembrava anche Salas è fuori gioco, avanza Salas e non ce la fa, chiede scusa. 3 stagioni importanti di Roberto Mancini alla Lazio, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Supercoppa europea, una Coppa delle Coppe. Ecco che va Mancini, portato in braccio da Lombardo. Grande Roberto, viene portato, mentre c'è Salas in area di rigore, attenzione Salas, e salva sulla linea in qualche maniera Cirillo.
possibile, eccolo Roberto Mancini sotto la curva a prendersi l'abbraccio dei tifosi laziali, ma io credo che in questo momento gli siano vicini anche i tanti tifosi blucerchiati della Sampdoria, con il quale ha condiviso gioie ed amarezze che sono rimasti legati a un campione, anche i tifosi del Bologna, perché non dimentichiamo che il campione Mancini è nato lì. Io l'ho visto giocare da bambino e si è visto proprio, lui e Macina erano due grandi talenti, uno si è perso e lui è riuscito a fare quello che ha fatto, insomma una grandissima carriera, un grandissimo giocatore. Però i tifosi devono comunque evitare di pregiudicare, intanto qui praticamente non si gioca più, c'è stata l'invasione di campo, fuggi generale, Lazio e Regina lasciano il campo con 3 minuti di anticipo rispetto al 90esimo. Se vanno col regolamento anche questa è pericolosa. Vabbè, sì, non è la prima volta 3-0, che 0, sì. 3 minuti dalla fine, 2 minuti dalla fine. Insomma, che giornata, perché poi è un po' tutto quanto strano. La Lazio ha battuto la Regina, la partita si è conclusa con anticipo, grandi festeggiamenti di una parte dei tifosi, perché poi la stragrande maggioranza è ancora qui, tutti in attesa di sapere cosa accade a Perugia. Allora qui è finita? Qui è finita. Qui è finita con la pacifica invasione di campo dei sostenitori della Lazio. Juve, sei una ladra, Juve! Consentite. Allora, le notizie ultime vorrebbero che la partita a Perugia si giochi, però questura, diciamo, che ha sollecitato anche questo tipo di soluzione. E poi per i sostenitori biancocelesti la possibilità forse di vedere dai tabelloni il secondo tempo di Perugia-Juventus. Luca Speciale, ecco la fine dell'incontro. Ecco che i giocatori della Lazio vogliono vedere la partita in mezzo al campo. Sì, alcuni. Tanto c'è l'invasione, penso che sarà difficile che i giocatori della Lazio possano vedere la partita dal campo. Un po' di confusione. Fuggi generale, vedete le immagini. A Roma è finita, a Perugia si gioca. A Perugia è tutt'acqua, è un pantano dove si sta giocando la gara. E io devo essere sincero, credo che neanche giocare a tutti i costi sia giusto, però. Sì. Io attendo dalla nostra regia comunicazione su quello che noi dobbiamo fare. Se dobbiamo rimanere collegati in diretta oppure dare linea alla pubblicità e l'emozione di stream. Amici, emozioni a non finire, esplode la gioia dell'Olimpico, il Perugia è passato in vantaggio, immagini in diretta dallo stadio Olimpico, dove è arrivata la notizia del vantaggio del Perugia e ha segnato un ex romanista, Cappioli. Cappioli, è impressionante quello che sta succedendo qua, effettivamente è stato straordinario. Per come è finito, per come finirà, in ogni caso le emozioni sono enormi. Avresti mai immaginato un'evoluzione simile, no? Poi il giorno della mamma, tra l'altro, sì. Che non c'entra assolutamente niente con quello che sta succedendo. Però insomma, ecco, potevamo immaginare il pareggio della Juve, la vittoria del Perugia, però per queste immagini, per vedere quello che è accaduto all'Olimpico, ma con la testa e il cuore dei tifosi biancocelesti tutti ancora a Perugia. Quindi vi lasciamo alle highlights, no, mi dicono di aspettare, siamo
Dobbiamo resistere ancora due minuti, mi dicono, più che altro non è tanto resistere, è un piacere commentare queste emozioni, direi che è anche la prima volta che capita una situazione del genere.